Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. TrevaHome.it. Allora mister, ti osservavo fine partita a mezzo al cerchio, mi sembravi incazzato. Sì, ero arrabbiato perché alla fine poi questa partita rispecchia poco questo campionato, nel senso che abbiamo preso gol dopo 4 minuti quando sapevamo benissimo che il Mantova nei primi minuti credo che sia la squadra in assoluto che ha sbloccato il risultato nei primi 15 minuti in questo campionato numericamente, insomma, dal punto di vista delle statistiche è prima in classifica nei primi 15 minuti il Mantova. Lo sapevamo, abbiamo commesso un errore, ci è costato il gol, dopodiché abbiamo fatto il primo tempo, secondo me abbiamo avuto delle buone occasioni per pareggiare, non le abbiamo fatte, abbiamo rischiato poco o niente, dopo il normale, si mette in contropiede, mi fa arrabbiare prendere subire rigore su un calcio d'angolo nostro perché vuol dire che eravamo un po' disattenti. Detto questo, i ragazzi io non posso rimproverare niente, nel senso che comunque ci hanno dato, sono spesi per questa partita, non accampo mai scuse, però se in una squadra quattro giocatori erano a casa, se ci mettiamo Euseppi fanno 5, se ci mettiamo che Buso e Giudici sono 7, che erano a mezzo servizio, è chiaro che qualsiasi squadra senza 7 titolari diventa un po' complicata. Oggi noi abbiamo pagato anche questo, poi è normale, qualcuno, ripeto, quando a novembre, vorrei rispondere al procuratore di Tordini, che non è più il procuratore di Tordini, quando mi diceva che a novembre era pronto. Ma poverino, non perché io non sono contento di quello che ha fatto, però è quello che ci può dare è sicuramente meno di quanto siano le nostre aspettative, ma per semplicemente perché è un anno che non gioca e che so benissimo che ha bisogno di tempo per trovare una condizione. Quindi ragazzo, quei 45 minuti ci ha dato, però sappiamo benissimo che in questo momento forse è un giocatore che se entra, come è successo col Vicenza, dove magari gli altri cominciano a essere stanchi, può darci molto di più. D'altronde oggi, ripeto, avevamo tanti fuori e era l'occasione giusta per dare spazio soprattutto per fare minuti, per far fare minuti a chi aveva giocato oggi meno, visto che tra 3 giorni abbiamo un'altra partita. Quindi ripeto, grande merito, faccio i complimenti al Mantova perché comunque ha fatto la partita che doveva fare e l'ha vinta. Ha sfruttato meglio di noi gli episodi e noi ci lecchiamo le ferite, cerchiamo di riorganizzarci in questi 2 giorni per prepararci al meglio alla partita di mercoledì. Altre domande? Sì, diciamo che sulle assenze erano indubbiamente, diciamo che però due errori da matita blu così vanno rivisti. Pecorini comunque non è che ha iniziato a giocare l'altro ieri. No, ma sì, ripeto, poi il calcio. No, ma il calcio poi è questo, cioè ogni tanto io mi arrabbio sempre, nel senso che comunque sono molto. Non sono mai contento, lo sapete, neanche quando non ero contento dopo il 3-0 col Vicenza, figuriamoci. Si fanno degli errori, quando si gioca si fanno degli errori, purtroppo quando commetti degli errori magari contro avversari, soprattutto in area, contro avversari magari meno abili, magari non vieni punito. Sapevamo cos'era Boccalone, sappiamo cos'è Boccalone, e quindi lo conosciamo bene, però abbiamo perso palla in uscita, abbiamo concesso la palla sopra, insomma. Credo che i 2 gol possiamo dire che le abbiamo presi su cose che sapevamo e soprattutto è stata una mancanza nostra, dopo bravi loro a sfruttare quello che abbiamo concesso, né più né meno. Quindi non voglio togliere meriti al Mantova, ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai, soprattutto dopo una sconfitta. Credo che sia sempre giusto dare merito a chi ha portato a casa i 3 punti, quindi non voglio togliere meriti a loro. Sta di fatto che però è chiaro che qualcosa noi dobbiamo rivedere, dobbiamo mettere a punto. Ti aspetto l'arrivo di un attaccante?
ma guarda, sinceramente per me la società, ho già detto che facciano quello che vogliono, cioè nel senso io prendo quello che viene. La società sa di cosa abbiamo bisogno, quindi è due mesi che ne parliamo, quindi star qui a due giorni dalla fine del mercato, star lì a dire se ho bisogno di uno piuttosto che di un altro, onestamente io sono uno che lavora con il materiale che ha in mano, non sto lì a dire cosa mi serve o cosa non mi serve, quindi finché i giocatori sono questi, io lavoro con questi e cerco di farli rendere al massimo. In alcuni casi ci siamo riusciti, in altri casi ci siamo riusciti meno. Globalmente, se vediamo un po' quello che abbiamo fatto, mi sento di dire che sono molto contento di quello che ho, perché altrimenti non fai 39 punti. Quindi dobbiamo continuare, dobbiamo pensare e rivedere quello che abbiamo fatto oggi di sbagliato per cercare di correggerlo più in fretta possibile, perché fra due giorni si ritorna. Il suo addizione, cosa ti problema? Sì, non so se adesso domani farà le valutazioni, però dietro ha sentito dietro non so se è uno stiramentino, insomma gli si è contratto il muscolo, comunque si è bloccato completamente, quindi speriamo che non sia una cosa grave. Adesso fra domani e dopodomani farà un eco, però sicuramente per qualche settimana, una settimana o due la voglio perdere. Allora Pietra, penso che quel quarto minuto abbondante gli abbia rovinato il piano gara. Sì, sono d'accordo, abbiamo sbagliato ecco, i primi 4-5 minuti dove ci hanno messo un po' in difficoltà, no? C'era Marico per questo, no? Su questo sia sul secondo gol che abbiamo preso, che non si può prendere un gol così dopo il nostro calcio d'angolo. Dobbiamo lavorare su questo, ecco, questo fa male. Ecco, che tipo di gara avevate preparato? Vabbè, la solita gara. Sapevamo che loro giocavano con la difesa a 4, quindi che gli sbocchi li potevamo avere sugli esterni, dovevamo muovere bene la palla e andare dentro per poi andare fuori. E ti dico, qualche volta lo siamo riusciti, soprattutto nel primo tempo, però purtroppo non abbiamo fatto gol. Qualche occasione è arrivata, ma non siamo riusciti a pareggiare. Ecco. Vai. No. Okay. Settimana scorsa si è stato adattato come centrale puro. Sì. Ti aveva anche provato a tacchinarmi inizio anno, oggi sei tornato nel tuo ruolo che ti ha accompagnato tutta questa stagione. Come è stato essere anche tra virgolette sballottato? Ma no, io sono a disposizione del mister, a disposizione della squadra. Se squadra ha bisogno di qualsiasi ruolo, io mi posso adattare, cerco di adattarmi e dare il massimo. Poi sapete, mi avete visto fare quinto, primi anni qua nasco terzino, magari i primi anni facevo quinto, un po' braccetto, ecco, questa è una novità, però sono a disposizione del mister e della squadra. Ok, diciamo se avete avuto delle trasferte non facili, però non vincete da un po' da Trieste, avete fatto anche una buona gara a Sesto, questo in luglio, però qualche passo falso sull'atteggiamento in trasferta adesso l'avete accumulato. Sì, cioè, dobbiamo avere più coraggio secondo me, soprattutto quando giochiamo fuori casa, dobbiamo essere consapevoli che siamo una buona squadra e dobbiamo metterci qualcosa in più a livello di personalità soprattutto secondo me quando giochi fuori casa. Ok, l'ultimo dovrebbe rientrare Battistini, come è stata questa convivenza con Pecorini pur settimana scorsa? Io mi trovo bene con tutti, cioè con Simo, sia con Simo che con Mate, sì, rientrerà Mate credo, vediamo, no? E fa piacere perché più ci siamo meglio, no? Ci sono tre partite ravvicinate, è importante avere tutti a disposizione. Vista la vittoria pesante questa, una bella vittoria. Una grande vittoria contro un avversario difficile, però penso che la squadra abbia fatto una partita di livello alto sotto più punti di vista e abbia vinto una vittoria.
Anche concreto, determinato, quello che chiedeva un po' la DG. Sì, concreto, determinato, che ha provato a giocare, che ha cambiato qualcosa, che ha sofferto la qualità e le caratteristiche dell'avversario, però ha fatto secondo me le cose giuste, con il piglio giusto, con la giusta qualità, determinazione, e ha portato a casa una vittoria, come diceva, piuttosto importante. Visto, è meglio il secondo tempo stavolta del primo, forse, anche se comunque il livello è stato alto, sì, tra me e te. Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto gol, poi loro hanno spinto e siamo stati fortunati in un paio di situazioni, però la squadra poteva anche provare a fare il secondo gol. Il secondo tempo è stata una partita diversa, abbiamo fatto anche dire quasi niente e sono stati bravi, hanno speso un sacco di energie, ora è importante recuperare perché domani mattina ci rialleniamo e prepariamo la prossima. Visto tutti bravi, ma insomma magari particolare per un po' calcio, magari lo aspettavamo, fra virgolette, non è stato entrato nei due gol. No, ha fatto una partita importante perché si è dato da fare, ha difeso, ha corso e l'idea era voler giocare con due esterni e due attaccanti, perché loro comunque hanno cinque giocatori difensivi e volevo coprire un po' di più gli esterni, ma comunque attaccarli anche un po' di più. E Andrea ha fatto molto bene, sono contento per lui perché se lo merita e avanti. Quindi non ce l'abbiamo più. No, perché bisognava c'è... No, così. No, se non mi dici, non ho pensato. Questo vale anche per Darrell, che mi pare sia entrato col piglio giusto. Vale, è entrato bene, ne ho parlato in settimana, è un giocatore che conosco benissimo. E ha aspettato il suo momento perché Ceresoli ha fatto sempre partite di altissimo livello. Oggi l'ho tolto perché Andrea mi sembrava un po' meno pulito del solito e lui ha risposto presente, questo è importante. Quindi queste prestazioni, quella di Procaccio e quella di Darrell, valgono come una promozione per questi giocatori in funzione di una possibile cessione, oppure ce li teniamo ben stretti? Ma io non ho mai detto che né Darrell né Procaccio devono andare via, perché sono due giocatori bravi e se pensassi che qualcuno non è all'altezza o non mi piace né tecnicamente né come comportamento, avrei detto al direttore questo secondo me deve andare via, ma il gruppo e il sound non mi sembra che siano questi problemi. Visto che questo è il Mantova che vuoi? Deve far meglio, però sono contento. Dove? Deve far meglio, deve giocare un po' di più, deve creare ancora più situazioni da gol, però non è sempre facile, oggi comunque sia eravamo diversi dal solito, non avevamo nessun giocatore di palleggio, diciamo, in mezzo al campo, però le linee di passaggio si possono trovare lo stesso. Io penso che Piero Bon e Gerbaudo, perché ho fatto giocare loro, abbiano le caratteristiche per giocare bene anche a due. Nessuno magari ha grandissimi tempi di gioco, però con il calcio di adesso corrono, sanno giocare, sanno fare tante cose e quindi hanno interpretato alla grande la partita. Mister, con Padella indietro sei stata una difesa un po' più sicura? No. Più ordinata? Padella ha fatto un'ottima partita, come la partita l'hanno fatto ottima quando l'ha fatta Panizzi e quando l'ha fatta io. La squadra ha sempre lavorato bene, chiaro che Padella ci dà delle caratteristiche di lettura in certi momenti, di carisma in certe situazioni, di personalità, che sono di un giocatore vero, forte, che ha fatto 1000 campionati, che ne ha vinti tanti e che l'abbiamo preso perché ha queste qualità. Ah sì? No, infatti dai, è entrato nell'ultima mezz'ora, non mi ricordo neanche i minuti esatti, però insomma ho preferito farlo entrare a partita in corso perché sapevo che ci voleva molta energia e Silvestro ne ha da vendere, quindi è stata un po' quella, però sicuramente ci darà una mano. Comunque bravo Boccalone, avere una punta che sono poche azioni ma tanta concretezza. Ha fatto un grande gol, è intelligente, si muove molto bene, non disdegna gli attacchi della profondità e quindi è sicuramente un attaccante. Mi tocca farti la domanda che ti ho fatto 2 settimane fa: la discontinuità può essere una forza del Mantova, visto che è una prova brutta, poi arriva la vittoria puntualmente in casa. È meglio che due pareggi, no? Farei anche a meno. A livello cardiaco forse. No, però. Ma capisci quello che intendo. No, chiaro. E io dico sempre che le partite bisogna provare a vincerle, e più ne vinciamo meglio è. E il percorso del ritorno è nettamente migliore di quello dell'andata, perché se facciamo i conti 6 punti.
6 punti in più e non sono pochi, e noi dobbiamo continuare a provare a vincere le partite. È chiaro che in una partita come Trento, visto che è l'ultima, diciamo, che abbiamo perso, se riesci magari in una partita un po' così a portare via un punto, ci darebbe quella continuità che ci aiuta a mettere un po' di punti e ancora più autostima e tutto, però la squadra mi ha detto tanto a pensare di provare a vincere le partite e poi vediamo, anche perché non ho ancora guardato, ma mi hanno detto che hanno vinto tutti, qualcuno aveva anche perso, credo. Però è un campionato aperto tutto. Sì, manca esattamente. Vediamo di fare una grande partita mercoledì. Ci risolvi cosa è successo? Oh, niente, mi sembrava molto brillante e ho preferito. Ah, nessun problema fisico? No, no. Visto ancora 2 giorni di mercato, aspetto. Bisognerà fare delle valutazioni, chiaro che se guardo dal punto di vista numerico, in questo momento in mezzo al campo siamo pochi. Hanno speso grandi energie, abbiamo anche un infortunio di Messori di Lepa che ci condizionano molto, e quindi penso che lì avremo bisogno di un giocatore importante. Si viene andato subito domattina, giusto? Sì. Mister, questo cambio tattico può essere una soluzione vista l'assenza di De Francesco in prospettiva, o è limitata la partita per le caratteristiche dell'avversario? No, può essere un'idea, perché alla fine io, se guardo il mio modo di fare le partite, mi piacciono gli esterni e l'abbiamo sempre un po' adeguata un po' alle caratteristiche dei giocatori nostri, del rendimento di qualcuno, del fatto che avevamo tanti centrocampisti, avevamo un play, tante mezzali, e quindi, però non è detto che possiamo tornare a giocare 4-2-3 o 4-2-3-1, 4-4-2 a seconda delle caratteristiche dei quattro davanti. Questo si può fare.